Il calcolo della probabilità non si può e si deve solo associare ad un singolo evento, ma si deve calcolare, come sappiamo, come vediamo nella realtà che ci circonda, anche a più di un evento, ad eventi multipli. Ed è proprio per questo motivo che nacquero, nel corso del 1700, due teoremi fondamentali, o meglio, vennero sistematizzati. Quali furono questi due teoremi? Il teorema della probabilità totale ed il teorema della probabilità composta. In realtà essi esistevano già precedentemente, ma fu nel 1764, con il matematico Thomas Bayes, che questi due teoremi composti tra di loro diedero vita al cosiddetto teorema di Bayes, che ora andiamo ad analizzare alla lavagna. Se due eventi accadono in maniera simultanea, due eventi A e B, la probabilità che almeno uno dei due eventi accada corrisponde alla somma delle singole probabilità che i rispettivi eventi accadono, quindi probabilità di A più probabilità di B. Se invece i due eventi sono non più in simultanea, ma accadono uno prima dell'altro, quindi l'evento B accade dopo l'evento A, si tratta di probabilità condizionata, poiché la probabilità che accada l'evento B è condizionata dall'esito dell'evento A. Bayes combina tali formule, tali teoremi, e ricava il cosiddetto teorema di Bayes, che ci permette, in questo caso, di calcolare non più la probabilità che avvenga un secondo evento in relazione al primo, ma la probabilità che a partire dalla conseguenza del primo evento, quindi a partire dal secondo evento, dai fenomeni del secondo evento, si riesca a capire qual è la probabilità che il primo evento A sia accaduto, quindi a partire dalle conseguenze ricavare la probabilità della causa. La formula è la seguente: probabilità del primo evento in relazione al secondo uguale alla probabilità che accada il primo evento fratto la probabilità che accada il secondo evento, moltiplicato a numeratore per la probabilità del secondo evento sul primo.